Allora, io intanto invito c'è il professore Celli e c'è il giovane studente universitario bocconiano che ha letto il libro, l'uomo arrivato e il giovane che deve arrivare. Quindi è bello anche fare un confronto di questo tipo. Vediamo, Cero Micichè, che cosa ha da dire in proposito dopo aver letto il libro. Io intanto vi ringrazio, ringrazio il sindaco Giletto per l'invito, ringrazio Lorenzo Rosso, ringrazio il professor Celli per la presenza. Do un saluto a tutti gli intervenuti, anche ai gentili telespettatori di Teleacras. Personalmente il libro mi è sembrato molto interessante per tanti motivi, appunto perché non l'ho guardato soltanto come giornalista, quanto come studente bocconiano. Spesso e volentieri una serie di questi, chiamiamoli modelli, che il professor Celli spiega in ogni capitolo, me li trovo nella mia università, spesso mi vengono ripetuti. Il professor Celli ha il merito qua di aver datoci un manuale organico. Molti qua, anche quando ho letto su internet qualche recensione del manuale, si parla di Machiavelli, viene sempre accostato a questo principe di Machiavelli. Io vorrei aggiungere, mi pare anche hobbesiano, per i concetti di mondo cattivo, homo homini lupus. Dall'altro canto mi ha ricordato un po' un manuale che scrisse Bianciardi pochi decenni fa, quando scrisse un manuale sugli intellettuali, sul perfetto intellettuale d'azienda. Non leggete i libri, fatevi raccontare. Questo è il manuale per l'aspirante carrierista di successo, per l'appunto. L'intento naturalmente è provocatorio, come ha detto il professor Celli, svela tutto il meccanismo alla fine del libro. E allora le volevo chiedere, professor Celli, dato che lei, a parte che essere un gota dell'economia italiana, oltre che essere un uomo di versatile preparazione, perché ha affrontato molti campi, sono contento infatti anche di poter partecipare a questa conversazione, perché penso che ci siano potenzialità per tanti campi tematici. Volevo chiederle, invece, in ambito universitario, parto con una provocazione. Secondo lei, il moderno insegnamento dell'economia, nelle università italiane, soprattutto quelle private, non rischia di essere troppo veloce rispetto a quello che dovrebbe essere la preparazione di uno studente? Mi spiego meglio. Una volta l'università era un affare forse più ponderato, per quello che mi raccontano. Adesso, come lei sostiene in questo libro pure, la Bocconi è una scuola di guerra. E così sono le altre facoltà di economia. Allora la provoco subito con questa domanda. Secondo lei, questa guerra continua, il fatto che si facciano esami ogni 2 o 3 mesi in un'università come la Bocconi, è agevole per l'individuo e per l'individuo azienda? Dunque, c'è un capitolo che prende in esame alcune di queste lauree, segnatamente la laurea in economia e la laurea in ingegneria. La laurea in ingegneria era un po' uno sfottone nei confronti di mio figlio che fa ingegneria meccanica. E quindi sostanzialmente dal mio punto di vista, ma lui non è così per fortuna, tant'è vero che il libro è dedicato a lui che non pensa in questo modo, ha una deriva, come dire, tecnicistica e, come dire, molto pragmatica. Si fanno le cose che si possono risolvere. E in un mondo in cui non tutto si può risolvere, se uno pensa che tutto sia risolvibile semplicemente perché ha delle formule a disposizione, con ogni probabilità si fa una visione del mondo che non lo aiuta e non aiuta neanche gli altri. Per quanto riguarda la Bocconi, ma altrettanto si potrebbe dire di altre lauree, di altre università che preparano, la Bocconi è un'ottima università, quindi non è che io ce l'ho con la Bocconi, io vengo dalla lui, che è un'ottima università, non è che ce l'ho con la lui, allo stesso modo. Però hanno una caratteristica particolare, quanto più si sentono università di elite, tanto più preparano le persone in termini individualisti, come se ognuno dovesse pensare individualmente da solo, quindi non solo risolvere i suoi problemi, ma soprattutto, come dire, a farsi largo rispetto agli altri, non rispettando molto spesso le regole del gioco. Cioè le università sono molto legate ad una formazione individuale, che poi è un'istruzione più che una formazione. Cioè ti danno la strumentazione. Se sono brave ti danno una strumentazione più avanzata, se sono meno brave ti danno una strumentazione un po' datata, ma comunque una strumentazione da utilizzare individualmente. Mentre questo è un paese in cui individualmente ormai non si riesce più a fare nulla, tant'è vero che vediamo che questo è un paese che non cresce da qualche decennio, non perché noi non siamo meno bravi dagli altri, ma perché ormai abbiamo una testa per cui ognuno per sé
e se Dio c'è pensi a tutti gli altri, se Dio invece è distratto agli altri non penserà, ma a me non mi può fregare di meno, come dicono a Roma. Quindi da questo punto di vista il problema dell'università è un problema legato al fatto che l'università è un'università impostata sull'istruzione e non sulla formazione. È un'università che ti dà gli strumenti ma non ti dice niente sulle finalità, sui fini per i quali gli strumenti devono essere utilizzati. Non ti dà una visione del mondo, ti dà una strumentazione per regolare le tue questioni personali col mondo nella presunzione che quando tu hai risolto le tue questioni personali, quelle degli altri sono del tutto opinabili e quindi te ne puoi fregare. Ecco, questo è il problema. Dice qui il testo a un certo punto, per quanto riguarda la laurea in economia, in questo settore se non sei bocconiano non sei nessuno, e non per la diversità con cui lì ti marchiano didatticamente, quanto per l'ambiente che hanno sempre saputo creare, il più simile che si è dato a incontrare alla giungla dell'impresa. È vero, cioè nessuno come la Bocconi ti prepara ad entrare in un'azienda cercando di far carriera il più rapidamente possibile. Cercando di far carriera il più rapidamente possibile con la preparazione di alto livello che hai, ma non considerando molto spesso tutto quello che al contorno della tua preparazione, al contorno della carriera in realtà c'è. La vita, io dico, è sempre molto più larga che non la carriera. Noi abbiamo tantissime altre cose che facciamo oltre al lavoro, o dovremmo fare oltre al lavoro. Abbiamo molti altri ambiti in cui noi viviamo e non sempre gli ambiti in cui viviamo sono paragonabili o sono riducibili a quello che noi realizziamo nel mondo del lavoro. Io posso essere bravissimo all'interno della specializzazione in cui ho, all'interno dell'organizzazione in cui vivo, ed essere quasi nulla all'interno di un gruppo altro, un gruppo sportivo piuttosto che un gruppo politico, piuttosto che un gruppo amicale, piuttosto che in un'associazione di volontariato. Io posso avere un ruolo molto alto in un settore ed avere dei ruoli assolutamente irrilevanti o comprimari o di follower, come si dice, di uno che segue in altri settori. Ridurre tutto al lavoro, ridurre tutto alla carriera, pensando che quanto più arrivo in alto nella carriera, tanto più io posso, come dire, giocarmi questo livello, questa graduatoria all'interno di altri settori, vuol dire semplicemente non conoscere che la vita, come dire, si gioca con diverse regole fuori dal lavoro. E se tu riduci tutto alle regole del lavoro, con ogni probabilità finirai per rovinarti la vita. Perché quanti sono i manager che hanno passato una lunga vita avendo successo all'interno del mondo del lavoro, che poi quando hanno finito di lavorare già si staccano difficilmente dal lavoro ormai. Già, come dire, all'andare in pensione diventa una cosa difficile, tant'è vero che noi vediamo che quanto più alto sei nella scala sociale del lavoro, tanto più puoi continuare a lavorare anche dopo gli anni in cui tu tecnicamente dovresti essere in pensione. Cioè noi abbiamo sempre più persone in alto che continuano a passare da un'azienda all'altra, da un'azienda all'istituzione, dall'istituzione alla politica, dalla politica a una, come dire, un'altra istituzione magari parapolitica o parapubblica, e non trovano mai la via dell'uscita per andare a casa. Perché? Perché probabilmente se andassero a casa troverebbero che la situazione è drammatica per loro, perché avendo vissuto tutto all'interno di una fetta che è poi quella del lavoro, chi li conosce più? I figli sono cresciuti, non li hanno mai visti, magari non li hanno mai seguiti, la moglie ha sviluppato i suoi interessi, supponiamo che siano anche interessi legittimi, ma sono interessi che comunque non lo comprendono più, per cui se tornassi a casa dopo aver lavorato una vita, con ogni probabilità sarebbe un estraneo e quindi sarebbe uno che alla fine può essere tollerato più che poter dire la propria. Ecco perché la carriera fatta in un certo modo alla fine ti pregiudica quella che è la tua vita, ti pregiudica quello che tu potresti essere e non sei stato, perché hai dedicato troppo tempo a delle variabili che tutto sommato sono variabili effimere alla fine, e quindi sono variabili che comunque sono destinate a chiudersi.